La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij. Sono Giulio Basoccu e benvenuti a Pillole di Bellezza. Pillole di Bellezza, un programma di Antenna 1 a cura del professor Giulio Basoccu, chirurgo estetico. Buongiorno, sono Giulio Basoccu. Bentornati a Pillole di Bellezza. Oggi ho il piacere grandissimo di intervistare una grande donna, un'artista e una grafica conosciuta a livello internazionale, Carla Pitarelli. Ciao Carla, come stai? Ciao Giulio, bene, felice di sentirti. Anche io. Allora, Carla è, come ho detto, una donna piena di risorse che ha fatto tante cose nella vita, ma una più importante di tutti, che è quella di aver superato, di aver vinto un cancro al seno. E insieme a questa grande vittoria ha costruito, Carla, un sogno, che era quello di un progetto particolare di cui ora ci parla, vero Carla? Sì Giulio, infatti sono molto felice di poter raccontare questa mia esperienza di essere viva e più forte di prima. Questo progetto nasce per far tornare la donna nel periodo post-operatorio in forma, diciamo evita di trascorrere una lunga degenza a letto e quindi favorisce l'assorbimento di edemi, favorisce la possibilità di tornare a rimettersi in piedi subito dopo l'operazione. Di che cosa si tratta esattamente, Carla? Si tratta di una struttura ingegneristica che poi ho brevettato a livello internazionale, con quattro quadranti di pizzo che con le sue bende elastiche fa sì che non vengano applicati questi fastidiosi cerotti che possono dare quindi gravi allergie. Tanto per far capire ai nostri ascoltatori, più semplicemente parliamo in fondo di, lo definisco banalmente, un reggiseno, ma un reggiseno rivoluzionario. Questo mi interessava particolarmente chiederti. In fondo tutto questo nasce dalla sensibilità, dall'esigenza, dal rispetto di un momento particolare della donna in cui viene privata della sua femminilità, viene mortificata, e tu hai pensato quindi di restituirle qualcosa? Sì, restituirle quella bellezza che non deve essere mai strappata, perché fa parte dell'anima della donna, di quella forza motrice che la spinge proprio a sentirsi femmina in ogni momento della sua vita, e questa insomma è la caratteristica delle donne. Carla, quando ti è venuta questa idea? Quando a me era dato vivere, alla persona vicino a me invece no, mi sono sentita immensamente commossa da questo dono, da questa apertura della vita, quindi ho pensato di, con le mie competenze, di tirar fuori qualcosa per alleviare questa sofferenza, certo non per restituire la vita, ma per restituire a livello psicologico quella speranza di star bene. Il reggiseno si chiama Crystal Bra e insomma noi siamo allo startup con ottimi risultati da parte dei dottori e anche delle pazienti che l'hanno sperimentato. Bene Carla, è meraviglioso questo racconto perché, come dire, ci dà la sensazione che hai trasformato un momento difficilissimo, un grande dolore, in qualcosa di importante, di positivo e di molto generoso nei confronti degli altri. Quindi grazie di questo racconto e speriamo di risentirci presto. Grazie Giulio e buon lavoro. Pillole di Bellezza e il professor Giulio Basoccu tornano su Antenna 1 mercoledì alle 19. La bellezza salverà il mondo.